Volevo presentarvi un bel libro, quello di Inés Cagnati, Genie la matta, edito da Adelphi. La storia. Una giovane donna subisce uno stupro. Da questa violenza nasce una bambina chiamata Marie, considerata dalla collettività una bastarda. La violenza subita da Genie, questo è il nome della madre, fa sì che la famiglia di appartenenza la ripudi. La famiglia è una famiglia in vista nella comunità rurale nella quale è inserita, una famiglia considerata una buona famiglia, ma che non esita un momento ad allontanarla, a escluderla da quella che considera essere una realtà accettabile. Per cui Genie è costretta a svolgere tutti i tipi di lavoro pur di riuscire a sostenere se stessa e sua figlia. Vivono in una catapecchia, in una natura molto aggressiva, ma riescono comunque a sopravvivere. Il focus della narrazione è legato proprio al rapporto tra madre e figlia. Marie, una bambina piccola che non sa nulla della sua storia, della storia di sua madre, ma che scorge attraverso gli occhi, o meglio la luce spenta negli occhi della madre, che c'è qualcosa che non va, il disincanto, l'indifferenza per il mondo circostante, e per questo teme che questa madre la possa abbandonare. Nelle lunghe ore che la madre trascorre lontano da casa per riuscire a portare qualcosa a casa, Marie ogni giorno teme che la madre non torni più da lei. Un libro quindi che parla di sofferenza, un libro che fa pensare in un certo qual modo all'eterno ritorno di cui parla Nietzsche, una realtà che si reitera continuamente. Qual è questa realtà? Quella della sofferenza. Perché leggere questo libro? Perché è scritto davvero bene, perché è un libro che davvero tocca le corde del cuore e spinge a riflettere su quanto a volte nella società si viva in una crudeltà inimmaginabile e poco percepibile, ma che comunque esiste. Quindi Inés Cagnati, penna davvero talentuosa, che ha scritto pochi libri, ma molto premiata, è davvero un'autrice che merita di essere letta, di essere riletta e di essere anche consigliata. E quindi noi questa sera la proponiamo e consigliamo la lettura di Genie la matta, Adelphi Edizioni. Alla prossima!